Questa nave si chiamava John Elder, proprio come il suo ideatore.
era una delle prime navi con un efficiente motore a vapore. Trasportava 139 passeggeri e un carico di zucchero, cotone, lana e metalli. Purtroppo il capitano, a causa di una fitta nebbia, non si accorse di essere troppo vicino alla costa e la nave si incagliò sulle rocce. Per fortuna, tutti i passeggeri riuscirono a mettersi in salvo, mentre lo zucchero finì in pasto ai pesci.